Così la missione di Valen in Africa consiste nello sviluppo del supercarro armato RAT. È difficile immaginarne l'impatto distruttivo qualora venisse utilizzato. Ma l'inerzia della guerra sta cambiando. Gli alleati hanno ripreso Tobruk e tagliato i rifornimenti di Valen. Ha urgenza di terminare il RAT prima che Hitler lo abbandoni. Questa sua urgenza, unita al lavoro dei nostri servizi segreti, ci ha aiutato a individuare l'impianto di costruzione. Questa è l'ultima fermata. Con l'aiuto dell'LRDG, devo mettere fuori uso il campo d'aviazione e le linee di rifornimento di Valen. Mi avvicinerò da ovest e mi piazzerò vicino all'ingresso sud. Quando l'LRDG inizierà l'attacco, offrirò fuoco di copertura. E quando arriveranno, si scatenerà l'inferno. Converrebbe neutralizzare la torre delle comunicazioni per limitare i rinforzi. In ogni caso, ci sarà un po' di confusione. Ma bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Sniper Elite 3. Qua già parlano, il fantasma del deserto. Sì, sono sciocche. Sono io, ragazzi. Vabbè che non mi vedete, però. Va bene, sì. Non me ne frega, va. Il discorso lo sapete qual è. Un gran bel problema, porca troia. Was war das? Porco disco, no, cazzo. Wir haben ihn in die Enge getrieben. Da no, però, ma dai, ma... Ma che palle, va. Sì, a me. Minchia, ma io... Ma io, se mi faccio trovare non sono io. Minchia, se non mi faccio trovare, non mi faccio sgamare da tutti. A cagare, va. No. Però che cazzo. Ora mi vengono tutti quanti dietro, che bella cosa. Vabbè, a sto punto, va. Che cazzo me ne frega. Andate a cagare tutti quanti, va. Mi sono rotto le palle. Basta fare il bravo ragazzo. Guarda, 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 guarda quelle merde. Diciamo che questo episodio è cominciato molto repentino, a differenza degli altri molto lenti, molto calmi. Questo era cominciato con il brio. Quella merda che mi spara. Ok. Dove? Dove? Dove vuoi andare? Ma che cazzo vuoi fare? Ma mannaggia a te, va. Che ti porta? Sì. Cioè quello spara alla sabbia. Che palle che... Ma cazzo l'ho preso? Ci ho fatto fare un volo a quello. Da quello. Madonna santa, ma qua la gente salta quando li becca in testa, come cazzo funziona? Cioè, guarda che punteggio, una cosa assurda. Ma ancora? Oh, ma non vi stancate mai? Che cazzo siete fatti? Quanto siete? Infiniti. Ancora? Cioè, con un colpo di proiettile quello fa un volo assurdo. Ok, allora, dopo aver seminato tutti, dobbiamo entrare. Senza farci sgamare, naturalmente. Ok. Deve esserci un modo per aprire queste porte. Sì. Forse l'interruttore. Ok, bella. Il fatto che c'è quello là sotto. Tutto quanto. Oh, cazzo! Minchia, se mi vedono è la fine. Porca di quella puttana. Vediamo se riusciamo.
Tanto te ti perquisisco, brutto stronzo, che a momenti mi facevi sgamare. Oh cazzo! Ma qua è pieno. Sì, e come faccio qua? Guarda che c'è là. Come faccio a fare lo stealth io, porca troia. Signore. Grazie, pensavo fosse la nostra fine. No, non c'è problema. Però dovete uscire, figlioli, eh? Cioè, non è state qua a fare salotto. Adesso tutti zitti e non rompete le palle. La mappa l'ho trovata. Piazza di un buon punto di osservazione. Sì. E copre l'avanzata dell'LRDG. Va bene. Intanto prima devo uscire da qua. Perché mi sto dirigendo verso. Intanto c'è quello che si riscalda le mani. Poi è buono il caldo. Riscaldati le mani. Bravo. Ok. Sono arrivato al punto. Ok. Piazza di un buon punto di osservazione con l'avanzata dell'LRDG. Giustamente. Questi sono quelli dell'RRDG, quelli che ho liberato. Infatti di prepotenza sfondano tutte cose. Allora, facciamo un po' di largo ai ragazzi. No, cucchia e stombare. Cominciamo a far fuori un paio di persone. Ok, abbiamo inaugurato così. Vai. Bello. Ok, vai, vai, tutti quanti dovete morire. Ricordati che devi morire. L'emazione l'ha fatta dopo, naturalmente. Dopo che il proiettile l'ha attraversato tutto quanto. Elimina tutti i veicoli tedeschi. Allora, ora se la prendono con moi. A tutti ho allarmato. Madonna. No, non va avvicinato, non va avvicinato. Non vi voglio qua. Ma che scassate il cazzo? Guardate i pallini rossi. E questi chi sono? Amici? Come se non vi sgama nessuno. A tutti e vi becco. Come se non vi sgamassi. L'importante è non farsi sgamare. Se ci facciamo sgamare alla fine. Vediamo se ci riesco. Vediamo se funziona come gli altri. Mi sembra. Qua ce n'è uno, qua dentro, che lo sapevo, che ti sgamavo, brutta merda. Non è andato. Abbiamo un altro, l'ultimo.
forse abbiamo distrutto quest'altro pure, dai. Buona. Perfetto, raggiunge il punto di evacuazione a 200 metri. Allora, ora mi devo fare largo però, cazzo. Una bella galoppata. Dai ragazzo, manca poco, dai. Ciao Gary. Quindi ragazzi, siamo riusciti a evadere da questo campo del cazzo, indisturbati e senza neanche farci accorgere. Quindi ragazzi, l'episodio finisce qui. Io come al solito video, che se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un bel mi piace, di commentare e di condividere. Se non vi siete ancora iscritti al canale, di iscrivervi. Qua sotto in descrizione tutti i social dove seguirmi. Io sono il Nigno e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!